Io sono Marco Crepaldi, presidente e il fondatore del progetto Hikikomori Italia. Hikikomori è una parola giapponese che significa letteralmente stare in disparte ed è stata coniata appositamente per definire un nuovo fenomeno sociale che sta letteralmente esplodendo in Giappone. Anzi, è già esploso da ormai 10 anni e si sta diffondendo sempre di più. Gli Hikikomori sono sostanzialmente ragazzi, giovani adulti che decidono di isolarsi completamente dalla vita sociale e semplicemente passano il loro tempo in casa, e nei casi più gravi chiusi dentro la propria camera da letto senza avere rapporti diretti con nessuno, talvolta nemmeno con i genitori. Qual è il ruolo delle nuove tecnologie nello sviluppo, degli Hikikomori? È innegabile che le nuove tecnologie giochino un ruolo nell'hikikomori. Internet e l'abuso di internet è una conseguenza dell'isolamento e non la causa dell'isolamento. Questo significa che rimuovendo l'oggetto, computer, l'isolamento di hikikomori non si interrompe, anzi diventa ancora più estremo. Da progetto informativo e da sito, Hikikomori Italia è evoluto in una vera e propria associazione che è oggi composta da decine di genitori provenienti da ogni parte d'Italia e anche da professionisti, da psicologi. È stata creata una chat, per dare proprio la possibilità di, entrare in contatto con ragazzi che vivono o hanno vissuto esperienze di isolamento sociale, e questa chat ad oggi ha oltre 400 iscritti.